La terza mattinata delle giornate invernali del clero bolognese ha visto la riflessione di Don Enrico Parolari, presbitero della diocesi di Milano, psicologo e psicoterapeuta sul tema preti e fraternità. Partendo dalle riflessioni portate avanti nei vicariati nei mesi scorsi, il suo intervento ha toccato dapprima le relazioni fondamentali del ministero sacerdotale, ma anche le dialettiche della fraternità. Le maggiori sofferenze da registrare in tale ambito sono, per Parolari, nello scollamento tra gli atteggiamenti auspicabili di fraternità e la pesantezza delle strutture che rischia di schiacciare. Fra gli atteggiamenti di fraternità, il sacerdote milanese inquadra uno stile da praticare, dalle cose più semplici e umane agli aspetti di metodo da imparare per stare e camminare insieme. Alcuni passaggi sensibili e snodi del ministero, infine, necessitano, secondo Don Parolari, di attenzione istituzionale più appropriata e una fraternità accogliente. Il cambio di destinazione, l'avanzare di età e le situazioni difficili di salute e familiari. In questo cambiamento d'epoca, affermato in un passaggio del suo intervento, la fraternità del presbitero sarà sempre più necessaria per un ministero profetico e per un drastico alleggerimento strutturale per giungere a comunità cristiane che siano veramente un segno del regno. Siamo stati educati a insegnare, a custodire il deposito della fede, a guidare una comunità, a essere quindi al di sopra degli altri, anche con le migliori intenzioni di servire. Certo, tutto il discorso è sul servire, ma siamo abituati a stare al di sopra degli altri. Il rischio è, come preti, qualsiasi sia la nostra tendenza ideologica, che noi siamo quelli che sanno, che danno risposte e che sanno già. Questa, diciamo che è un po' una nostra deformazione professionale, vorrei dire, non è che ce la siamo inventati, l'abbiamo imparata un po' tutti. Evidentemente questa è un'eredità che senz'altro ha una parte buona, non è che dobbiamo buttarla via, ha una parte buona, ma è spesso eccessiva e cristallizzata. Questo sapere dovrebbe attingere cose nuove, cose antiche dal tesoro della sapienza, lasciandosi interrogare dai cambiamenti.